La vita terrena di Gesù è costellata di incontri con peccatori, pubblicani, scribi, farisei, zeloti, donne. In questi incontri accade sempre qualcosa di inedito, di straordinario. Talvolta anche Gesù registra degli insuccessi, dei fallimenti. Pensate all'incontro con il giovane ricco. Altre volte incassa le polemiche astiose dei farisei. Questa volta incontra una donna, una cananea, abitante della terra di Canaan. Siamo al nord della Palestina. Gli abitanti di quella terra erano ritenuti acerrimi nemici del popolo di Israele. Questo incontro però suscita qualcosa di nuovo. In chi? Nella donna o in Gesù? Pronto? In Gesù. Gesù si converte. È straordinario questo. Vedete, per vedere la maturità della nostra persona, dobbiamo farci una domanda semplicissima. Nel nostro percorso biografico abbiamo avuto un incontro che ci ha cambiati? Perché se gli incontri non ci cambiano, non diventano generativi di prospettive nuove, di visioni nuove, di convinzioni nuove, di ideali nuovi, di sogni nuovi, i nostri incontri sono solo incontri che possiamo definire, secondo il linguaggio giornalistico, da compagni di merende. Gli incontri tra noi umani devono essere generativi. Vediamo in che modo questo incontro diventa generativo per Gesù. Questa donna invoca l'aiuto di Gesù perché sua figlia è terribilmente posseduta da un demonio. Sta male. Non riesce più a gestire questa figlia. Si dimena, non sappiamo che tipo di patologia avesse, perché nell'antichità tutto ciò che l'essere umano non riusciva a capire lo attribuiva sempre al demonio. Poteva essere epilessia, poteva essere schizofrenia, poteva essere qualsiasi cosa. Sta di fatto che questa donna chiede l'intervento urgente di Gesù, ma egli non le rivolse neppure una parola. Atteggiamento, diremmo, crudele, quasi cinico, indifferente, insolito da parte di Gesù, lui che spesso si muoveva a compassione delle folle. Perché mai rimane così rigido? Perché Gesù era un ebreo, era stato educato da ebreo, e noi portiamo l'imprinting, ciascuno di noi porta l'imprinting dell'educazione che ha ricevuto. E gli ebrei tenevano molto alla loro identità, allora e ancora adesso, ma sono questioni molto complesse, non, come si dice, non politicamente corrette. Pensate a tutta la questione palestinese che non ancora si risolve. Tenevano molto alla loro identità perché erano convinti che tutto il mondo dovesse girare attorno a loro. Una religione etnocentrica,
Per cui se i popoli si muovevano e si convertivano e andavano a Gerusalemme, e allora Israele diventava il grande popolo. Ma al di fuori di Israele non c'era da aspettarsi nulla di buono, ancor meno da coloro che erano pagani, senza Dio, senza credo, senza fede. Non bisognava assolutamente incontrarli, ci si contaminava. Ecco che Gesù, quando viene sollecitato per la seconda volta, dà una risposta ancora più terribile. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. La risposta è più terribile di certe espressioni che abbiamo sentito lungo questi ultimi tempi, questi anni. Non dice prima Israele e poi gli altri, solo Israele, no? Vedete nella risposta, non sono stato mandato se non alle pecore perdute di Israele, una identità chiusa, una cultura che basta a se stessa, una religione autosufficiente, un Dio confezionato tutto per noi, gli altri si arrangino. Ancor più se gli altri sono pagani. Ma notate, Gesù è incoerente qui, perché dice di essere mandato a Israele, però lui per primo, avete sentito come comincia il Vangelo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, cioè si allontana dalla terra santa, ed è lui per primo ad andare in terra pagana. Ha invaso, ma non vuole essere invaso. Vedete come tornano certe logiche? Mette piede in terra pagana, ma non vuole saperne dei bisogni di questa donna pagana. Ma che razza di Gesù è questo che emerge dal Vangelo di oggi? Sì, è il Gesù strano che abbiamo dentro di noi tutti, perché noi dentro abbiamo un Gesù strano, che non è il Gesù pieno, autentico, che poi vedremo emerge fino alla fine del racconto evangelico. Gesù finalmente parla, e parla in maniera offensiva nei confronti di questa donna. Prima tace, poi dice che è stato mandato solo per Israele, e poi quella donna insiste, notate questa insistenza discreta ma tenace, e quale mamma non l'avrebbe fatto dal momento che aveva una figlia in preda a una patologia a cui non si veniva a capo. Questa donna insiste e dice: Signore, aiutami, come per dire: lascia perdere questi tuoi principi, neanche li capisco, perché gli ideali, i principi, quando diventano idoli non servono a nessuno. Sono i volti che ci aiutano, e il guardare i volti disperati, le storie disperate, le biografie dei disperati, non sono i principi che ci salvano, sono le persone che hanno bisogno di essere salvate. Ecco che questa donna insiste: Signore, aiutami. E Gesù, in maniera ancora più cinica, dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Dà del cane a questa donna. Terribile. Adesso ci offenderebbe meno questa espressione, perché la condizione di benessere dei cani ha superato quelle degli umani, e quindi alcuni magari
fossero trattati come cani alcuni umani. Ma allora c'era veramente da star male. Però vedete, questa donna non si lascia vincere da una reattività orgogliosa, superba. Rimane nella sua umiltà e nel suo ruolo di madre, che ha a cuore non la sua dignità, ma ha a cuore la salvezza della figlia. E in maniera dolce ma insistente apre una breccia nel cuore di Gesù e dice: è vero, Signore, hai ragione, non si dà il pane dei figli ai cani, però è anche vero che i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Una risposta eccezionale che rivela la delicatezza d'animo di questa donna, che non pretende ma attende. Tutti gli incontri tra noi umani non possono mai essere sulla linea della pretesa, ma dell'attesa, attendere che qualcosa accada, che qualcosa cambi, che qualcosa succeda. Ebbene, a questo punto Gesù la elogia, ecco la svolta nella vita di Gesù. Donna, grande è la tua fede, grande è la tua fede. Una donna senza Dio, senza tempio, senza religione, che d'un tratto viene proposta come modello non solo di fede, ma di fede grande. Pensate che un bel giorno Gesù ai suoi apostoli dirà: se la vostra fede fosse almeno quanto un granello di senape, minuscolo, infinitesimale, invisibile quasi. Questa donna non è un'apostola, non è una discepola, non è una donna di chiesa, diremmo noi, eppure viene elogiata per la sua fede grande. Perché la fede di questa donna è grande? Perché ha saputo generare Gesù a una dimensione nuova della vita. Vedete, noi siamo uomini di fede quando sappiamo generarci a qualcosa di nuovo, perché Dio, per definizione, è colui che fa nuove tutte le cose. Ogni qualvolta nei nostri incontri, nei nostri dialoghi, nei nostri colloqui, riusciamo a mettere in campo la novità di Dio, che rompe gli schemi, che abbatte gli steccati, che apre le porte, che apre i cuori, che allarga gli orizzonti, in quel momento la fede è grande. Ma quando le nostre visioni sono anguste, modeste, meschine, quando ci chiudiamo in questo idolo delle nostre identità assolutizzate, identità etniche, identità religiose, identità geografiche, identità di razza, di nazionalità, quando le bandiere prendono il posto del cuore e dei volti degli uomini, le civiltà si abbrutiscono, si imbarbariscono, quando i confini non sono più i confini dell'umanità, ma i confini angusti dei nostri interessi, delle nostre difese, delle barricate in cui chiuderci, noi ci disumanizziamo. Possiamo anche menar vanto di essere credenti, ma la fede non c'entra. Siamo solo dei poveri uomini. La fede è grande quando respira col cuore di Dio. Come abbiamo ascoltato nella prima lettura, gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare, coloro li condurrò sul mio santo monte. Farò di tutti i popoli un solo popolo. E allora il messaggio
del Vangelo di oggi è straordinario, ci sta dicendo che anche Gesù è cambiato a motivo degli incontri che ha avuto nella sua vita. Anche lui ha dovuto cambiare l'idea di Dio, non un Dio che coincide con la nazione di Israele, non un Dio imprigionato nel Tempio di Gerusalemme, non un Dio chiuso nel tanfo delle tradizioni, ma un Dio che respira con i polmoni dell'umanità intera. Quando noi avremo imparato a sintonizzarci con questa stessa sensibilità, e allora potremo sentire anche noi sussurrarci nelle orecchie queste parole di Gesù: davvero grande è la tua fede.